Salve a tutti operatori e bentornati sulla Rainbow Six Italian Community. A parlarvi è il solito Mute. Parlando con alcuni di voi, ho scoperto con piacere un certo interesse per gli spot parkour su Rainbow Six. Io ne sono attratto da sempre e non a caso seguo dei canali stranieri che li portano molto spesso. Mi riferisco a The Dangleberries e a Coconut Bra. Ovviamente trovate i loro link qui sotto in descrizione. Ho deciso quindi di portarvi un video dedicato interamente a questa tipologia di spot. Arriviamo ad almeno 500 like per il secondo episodio. Il primo lo state già vedendo e alcuni di voi forse sapevano già della possibilità di arrivare su quella sorta di tettoia per avere una visuale completa del finestrone dell'attico. Questo percorso però è realmente parkour, richiede un po' di allenamento prima di riuscirci senza problemi, soprattutto nel percorso al di sopra della ringhiera tra quella sorta di palla di ceramica vicino alla console e le casse. Il resto è abbastanza semplice e sono certo che nel farlo stupirete tutti i vostri compagni di squadra. Nel video ho inserito ben 3 spot parkour nella mappa chalet. Questo è il primo e forse è quello più semplice. Normalmente il run out dalla camera da letto si fa per flancare gli avversari che attaccano dalla stanza trofei. Scavalcando la ringhiera in diagonale nella zona della panchina però è possibile atterrare prima sui rami dell'albero e poi precisamente davanti all'ingresso del garage, perdendo poco più di 10 punti salute. Gli attaccanti non se lo aspetteranno, ve lo posso assicurare. Questo è di gran lunga il mio preferito e ringrazio infinitamente The Dangleberries per averlo scovato. Adoro usarlo con Caveira, ma con Vigil è proprio devastante. Siamo nella mappa banca, nella stanza quadri elettrici, mirando esattamente nei punti mostrati in video, ovvero prima nell'angolo basso della presa d'aria esterna di quel macchinario e poi nella parte alta del sostegno centrale di quelle mensole, si riesce ad appollaiarsi in quell'angolo. Inutile dirvi quanto risulterete letali. Spostiamoci sulla mappa consolato. Per questo spot ci tengo a ringraziare il suo inventore, ovvero l'utente Nico Let's Go Bullin, un genio assoluto. Preparando il tutto come mostrato in video e soprattutto assicurandovi di aver completamente distrutto il muro al di sopra dei rinforzi, non solo sarete in grado di avere una visuale completa su entrambe le finestre di ufficio amministrativo e su buona parte della stanza, ma addirittura col timing giusto sarete in grado di fare un bel salto direttamente dal frigo della stanza impiegati fino alla zona della botola presente nell'ufficio. Impressionante! Siamo su Oregon per 2 spot che amerete. Il primo, non ve lo nascondo, è difficile, forse quello più complicato di tutto il video. Il risultato però è garantito, soprattutto se messo in pratica con Glaz. Nella zona del poligono di tiro, nei pressi di una delle due entrate di torre, sono presenti quei sacchi di Utah. Salirci sopra non è un problema, basta sprintare muovendo un po' la mira e spammando il tasto per scavalcare. Da lì la parte è davvero tosta. Una volta in piedi su quei sacchi bisogna trovare il punto giusto. Potete seguire esattamente il video per esercitarvi, dopodiché vi risulterà molto più semplice. L'importante è mirare quasi in parallelo alla lamiera, in modo da non scavalcarla in perpendicolare. Non è semplice, ma una volta capita la meccanica, riuscirete a riproporla senza problemi. Dalla lamiera alla tettoia del poligono di tiro, invece, il salto è semplicissimo. Da quel punto potrete sfruttare tantissime linee di tiro differenti, tutte utili a massacrare gli avversari che difendono le varie zone nei pressi dei dormitori. Secondo spot su Oregon, nettamente più semplice. Da quando l'ho scoperto trascorro la maggior parte dei miei round in quella posizione e fioccano le kill. Siamo nel parcheggio, nei pressi dello spawn. Il van bianco vi aiuterà a salire su un'altra tettoia in lamiera. Basta mirare nel punto giusto del fanale anteriore sinistro per far comparire il comando per scavalcare. Una volta sul cofano del motore, basta crouchiarsi per passare sul tettuccio e da lì, ancora una volta, scavalcare sulla tettoia. Anche in questo caso è consigliatissimo Glaz. Una
volta aperto il muro dell'armeria con qualche colpo, potrete coprire interamente il corridoio sopra scale, fino all'interno dell'obiettivo. Addirittura riuscirete a bloccare il passaggio tramite la porta di dormitorio bambini. Come promesso, ritorniamo su Chalet per altri due spot. Il primo è quello sicuramente più famoso. In molti lo conosceranno, ma l'accesso sembrava essere stato bloccato. In realtà però non è così. Nella zona dello spondirupe è presente questo ammasso roccioso ricoperto di neve. Sprintando in diagonale, con l'angolazione giusta e spammando il tasto per scavalcare, è ancora possibile salire nella parte più alta per poter sfruttare un'interessante linea di tiro attraverso la finestra orizzontale di cucina fino ad uno dei due ingressi di sala trofei. Non è facile, ma dopo vari tentativi ci riuscirete. Il secondo spot è l'apoteosi del parkour. I vostri compagni di squadra vi prenderanno per dei veri e propri equilibristi. Siamo esattamente dal lato opposto della mappa, nella zona d'atterraggio dell'elicottero. Eseguendo esattamente i miei stessi movimenti, sarete in grado di salire sulle pale dell'elica e di percorrerle in lungo e in largo. Basta prima saltare al di sopra di quelle casse nere, esattamente come ho fatto io, poiché è l'unico modo per arrivare su quella più alta. Da lì, mirando nel punto giusto, ma è molto semplice trovarlo, potrete scavalcare sulla coda dell'aereo. Anche in questo caso, Glaz fa la sua porca figura. Spostiamoci su Café Dostoevskij e oppla! Bello, Super parkour! Sto scherzando, lo spot che voglio mostrarvi non è questo. Qui ce ne sono due interessantissimi e soprattutto vicinissimi, a tal punto da poterli sfruttare in serie. Rampinandosi sul tetto del garage, nel retro di cucina, avrete la possibilità di sfruttare la celebre linea di tiro attraverso il buco per i droni. Ma una volta lì, con uno sprint ed il giusto tempismo, potrete scavalcare direttamente al di sopra della terrazza. Come vi dicevo però, non finisce qui. Una volta crouchati, spostatevi in diagonale verso quella sorta di condotto per l'aria. Insistete un po' fino a quando il vostro operatore non vi sarà salito sopra. Da lì basta usare ancora una volta il comando per scavalcare, per poter arrampicarvi su quella struttura e per poter sfruttare un'altra linea di tiro, utile a bloccare il passaggio dei difensori sulle scale di marmo e a coprire la porta piccola di Lounge Sigari. Chiudiamo questo primo episodio nella mappa grattacielo. Immagino che anche in questo caso alcuni di voi siano già a conoscenza di questo spot, ma ricordatevi che ne ho degli altri in serbo per voi e che ve li porterò al raggiungimento di almeno 500 like. Quindi forza con questi pollicioni in su. Siamo nello sponditorre, esattamente sul piano superiore della torre. Scavalcando in diagonale in quell'angolo atterrerete su quell'archetto di legno. Da lì avrete la possibilità di scavalcare nuovamente verso l'interno, ma stavolta al di sopra delle ringhiere perimetrali. Muoversi al di sopra di quelle strutture senza cadere nel vuoto non è semplicissimo se si usa un joystick. Il mio consiglio è quello di abbassarsi e di guardarsi i piedi, muovendosi lentamente. Da queste ringhiere riuscirete a sfruttare numerose linee di tiro attraverso porte e finestre in modo da coprire sia lo spawn kill che alcune zone molto trafficate dai difensori. Da questo spot le killing wallbang vi regaleranno grandissime soddisfazioni. Spero che questi spot parkour vi siano piaciuti e vi invito a farmi sapere quali userete qui sotto nei commenti. Ricordatevi anche di iscrivervi al canale attivando la campanella, in questo modo non rischierete di perdere i prossimi video. Noi, come al solito, ci vediamo alla prossima! Oh, you make me wanna talk back.
say it like that.